ve voglio! Così ve voglio! Non dovevo snobbare un cazzo! Dobbiamo provare ad entrare in conference! Perché per l'anno prossimo non le voglio più vedere ste cazzate! Cali di concentrazione, errori difensivi, gente che dorme! Non esiste più! Dobbiamo ripartire da una base solida! E la base solida la conosciamo tutti! Ancora non è arrivata, ma è stata ufficializzata! Adesso ho fatto pure la rima! Detto questo, ciao! Ciao! E bella a tutti da me! Mi piace per manco riesco a dare bene le botte! Mi piace per supportare i miei contenuti! Iscrivetevi e attivate la campanella! Stessa cosa sul secondo e terzo canale YouTube! Secondo canale YouTube di calcio parallelo a questo, terzo canale YouTube non de calcio! Detto questo, ragazzi miei, c'ho tantissime cose da analizzare, quindi cercherò di entrare nel merito non solo dei singoli, ma anche del collettivo, anche del modulo. Per un attimo prima ho visto Fonseca, dico, ma c'è stava Mourinho? Cioè, sono rincoglionito, regà, ormai Mourinho, pure quando vado a cagare, apro la tazza, vedo Mourinho che ride. Qualcosa di pazzesco. Mi avvalgo dell'ausilio della grafica per andare a descrivervi tutta la situazione. Io partirei dal modulo e poi entrerei nei singoli e nella partita che oggi abbiamo visto. Ragazzi, la difesa a 4, secondo me, dice: ma perché Mo Fonseca sa mettere 4, 2, 3, 1? Perché gli ha chiesto Mourinho. Gli ha detto: visto che te ne devi andare, mi fai il cazzo di favore che mi provi a registrare già la difesa a 4, i movimenti, le cose. Gli avrà, dice, se sono sentiti telefonicamente, probabilmente avranno provato a fare questo. E a me onestamente, raga, la difesa a 4 mi dà più sicurezza, più equilibrio, con due mediani davanti alla difesa che fanno più la fase difensiva, ma poi davanti ce n'hai altri tre che fanno la fase offensiva, quattro attaccanti praticamente, con i due mediani, capito? Se spaccano la squadra, però mi dà più sicurezza, onestamente parlando. E ok, quindi mi piace di più. Ibañez, ragazzi, oggi secondo me, fino a quando ha giocato, ha fatto una signora partita, tranne un passaggio che stavamo per piano altro gol per colpa sua, ma ha anticipato in una maniera di quelle pazzesche. Cioè, poi, per carità, in tante occasioni Bagnez ha dimostrato di avere dei limiti, però con Mourinho secondo me può crescere ancora di più e può dimostrare veramente. Ha messo pure Pastore in campo, ragazzi miei, i pre-assist per i gol, poi e fa dai via all'azione come facevo io su PES ai vecchi tempi. Insomma, va bene. Voglio parlare anche di altri singoli. Reynolds, ragazzi, sulla sinistra, anche su De Ligt bisogna lavorarci tanto. Secondo me c'è tanto lavoro da fare. Ha giocato sulla sinistra, non ha fatto una cattivissima prestazione. Io ho visto chiudere un paio di diagonali in maniera molto molto interessante. Karsdorp per me per la prossima stagione è assolutamente da riconfermare. Ma dobbiamo inserire qualcosa all'interno del meccanismo. Chi lo sa se sta parlando di Florenzi. Kumbulla un po' lento. Anche lui diciamo che deve migliorare, e ripeto, pure lui è giovane e di prospettiva, con Mourinho secondo me lo può assolutamente fare. Arriviamo a Darbo, Darbo, chiamatelo come pare, che secondo me è la nota positiva di questa nuova Roma, di questa ultima parte di stagione, no? È cattivo, ci mette la personalità in campo, c'ha gli occhi della tigre, è quella la differenza. Se scendi in campo con gli occhi della tigre, fai il triplo della prestazione. C'è sta poco da fare, ragazzi. Nel primo tempo al Crotone non gli abbiamo concesso praticamente nulla. Poi nel secondo tempo, per carità, per forza de cose, guarda, mo ce lo fanno, tanto cambia, stiamo 4-0, ma chi se ne frega. Nel secondo tempo, paradossalmente parlando, dal momento in cui hai fatto il gol, gli hai fatto creare 4 o 5 occasioni da rete in rapida successione. Quello perché dormimo. Perché tu devi aspettare di passare un vantaggio per poi dire: oh, che me recuperate? Ma per fortuna non sono riusciti a segnare in quelle occasioni. Di conseguenza, ok, lancio sventagliata De Pedro, palla per Mkhitaryan se non vado errato, e Borja. Ma vogliamo parlare di Borja Mayoral? Ma vi devo leggere i numeri di Borja Mayoral. Questa è una delle certezze di questa Roma ed è una delle certezze per la prossima stagione. Io ve lo posso assicurare. Mo' chi appena lo riscatta, non mi ricordo manco la formula con cui è arrivato, però vi devo andare a leggere Borja Mayoral per forza de cose, perché i numeri, ragazzi, sono impressionanti. I numeri di Borja Mayoral quest'anno con la Roma sono impressionanti. Qua dice 44 presenze, ammazza, però 2168 minuti. Ragazzi, 15 gol e 7 assist. 15 gol e 7 assist, ne ha fatti 8 in campionato, se non addirittura 9, perché non so se su Transfermarkt riporta il nono gol. E 7 in Europa League, con 4 assist in Serie A e 2 in Europa League.
Raga, 15 gol e 7 assist per un attaccante di rincalzo, per un'alternativa ad Edin Dzeko. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Un calciatore che dobbiamo assolutamente crescerci, perché quando è arrivato tutti dicevano che pippa, ma chi è questo, non è capace di qua e di là, che mi dissi io, andate a riguardare il video. A me questo mi piace come calciatore, fa dei movimenti importanti, può essere una valida alternativa a Edin Dzeko. Ha fatto meglio di Edin Dzeko, non mi ricordo quanti gol ha fatto Edin Dzeko, manco mi interessa. Ragazzi, poi non so Edin Dzeko se rientrerà nei piedi di Mourinho, credo di sì, ma mai dire mai perché Mourinho è strano. Basta che abbiamo le possibilità di lavorare con Mourinho, chi sceglie, chi vuole, vede lui quello che deve fare. Però Borja Mayoral è la base da cui ripartire. Dargli il ruolo di titolare per la prossima stagione, io onestamente non glielo darei, lo vedo più bravo per il momento a subentrare a partita in corso. Lasciate stare che certe volte gioca a titolare e fa bene anche questo tipo di lavoro, però non dargli ancora la responsabilità da titolare. Secondo me, mio modesto parere, poi quello che vuole fare... faccia. E Pedro mi è piaciuto, non solo per l'assist ma in generale, lo vedo un po' in salita, un po' in ricrescita, forse anche la notizia di Mourinho, ma già da prima già lo vedevo un po' meglio. È uno che ci può dare una mano, può essere utile alla causa. Ragazzi, stiamo parlando di uno che ha vinto tutto da giocatore, ha vinto il mondiale, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, sia con la rispettiva nazionale sia con il rispettivo club, tutti i trofei l'ha vinti tutti, quindi può essere particolarmente importante. Oggi Pellegrini veramente ottima prestazione. Due gol, si sta prendendo sempre più in mano questa Roma, anche dal punto di vista della personalità può ancora crescere, dal punto di vista della personalità. Mancini ad esempio, ve lo dico così in generale, discorso generalizzato, mi sembra uno che quando gioca ci mette più personalità di tutti. Ecco, vorrei un Pellegrini da capitano con la fascia da capitano al braccio che ragionasse in quel modo, però il carattere, se è quello, non è che uno lo può stravolgere. Oggi Mkhitaryan sicuramente meglio. L'ha buttata dentro, se non mi sbaglio ha fatto anche assist, quindi veramente una grandissima prestazione per lui. Nel girone d'andata, regà, ha fatto un botto di gol e assist, poi si è fermato clamorosamente, ha cominciato adesso a rifare qualcosa, ma veramente, ragazzi. E comunque all'Olimpico ci dimostriamo una squadra solida che comunque vince tanto. Il problema per noi è la trasferta, l'opposto del Milan, se non vado errato o no. Sì, mi sa di sì, perché il problema manco mi ricordo, vabbè, figuratevi. E io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, perché a livello di classifica vi ricordo che adesso abbiamo riscavalcato il Sassuolo, che ci aveva scavalcato proprio questo pomeriggio, e quindi ci andiamo a prendere un posto in Conference. Io la voglio la Conference, ve lo dico onestamente, non mi fa impazzire come terza competizione UEFA, però dice te da pochi soldi, facciamo giocare, facciamo, magari diamo spazio anche a quelli che ne avrebbero di meno, fatela giocare in modo che dai a Mourinho più alternative, più possibilità per dire oh mazza, questo mi sta da veramente delle cene, capito? Non so se mi sono spiegato. Mi piace, commentate, condividete, dai, così mi piace la Roma. Questo è l'atteggiamento che voglio per l'anno prossimo. Questi non si stavano a giocare un cazzo, quindi stavano a giocare con tutta la tranquillità del mondo, tu te stavi a giocare qualcosa, quindi non so se avete capito quello che intendo. Quando c'è da perdere qualcosa puoi non giocare al massimo delle possibilità. Questi non c'hanno un cazzo da perdere, stavano a giocare al massimo delle loro possibilità. Un as, mamma mia, quando mia palla è parte, vabbè. Ciao!